una partita di cui sono particolarmente amareggiato, in primis perché, l'avevo detto anche alla vigilia, il fatto di non essere potuti scendere a Roma al completo con l'influenza di White è una cosa che ancora mi fa arrabbiare, a maggior ragione dopo aver visto che partita abbiamo fatto comunque, in che modo ci eravamo preparati, e il fatto di aver mollato fino al secondo e comunque per larghi tratti aver tenuto la partita in mano, il fatto che in una partita così non ci sia stato James mi fa così arrabbiare, ma non posso arrabbiarmi con nessuno. Dall'altra parte sono soddisfatto perché abbiamo fatto una partita veramente tosta, larghi tratti facendo sempre le cose giuste. Abbiamo subito il rientro di Roma soprattutto sotto l'aspetto dell'impatto fisico, che è quello che abbiamo sofferto un po' di più quando la partita è andata un po' sui binari dello sporco, della grande fisicità che Roma sa mettere in campo. Noi lì siamo purtroppo un po' calati, al di là di tutto anche per la mancanza proprio di White. Abbiamo avuto la palla del pareggio, siamo stati, peccato solo essersi disuniti quei 3-4 minuti nel quale Roma è rientrata, perché probabilmente se continuavamo a fare le cose che ci erano venute bene nei primi per tutta la partita, probabilmente saremmo uscito meglio da un momento di crisi, però non posso dire altro. Ho detto, l'unica cosa, dobbiamo mantenere questa rabbia per questa opportunità che purtroppo è svanita su giovedì per la partita di Pesaro. Boston Montanaro, who was playing very well at the time, and they just went in Brindisi, so it's not the easiest schedule on the road. In my opinion, there's six of the eight playoff teams, or supposed to playoff teams, on the road in the first round. For me, it's just continue on cozy, continue on like this, and then focus in. I mean, we're playing great basketball right now, and we just need to finish it out. Dobbiamo continuare a giocare così, senza mollare, continuando a fare il nostro basket. Abbiamo avuto uno dei calendari più duri di tutta la Serie A, abbiamo giocato trasferte durissime contro 6 delle 8 squadre che potrebbero fare i play-off, e quindi questo ha pesato molto, però non ci scomponiamo, dobbiamo continuare a giocare il nostro basket. È durissimo parlare di quello che è successo. Siamo dispiaciuti molto, l'ultimo quarto abbiamo lasciato lì, però l'importante è continuare a lavorare con testa alta e andare avanti. Tu stai acquisendo sempre di più maggiore personalità all'interno di questo gruppo? Sì, sento molto bene, sto lavorando ogni giorno per migliorarci e sentire meglio in campo. Poi sono trovato un buon ritmo adesso e tiro i miei tiri e adesso per attacco pian piano arrivo. Grazie.